dall'Helvetia Stadium di Chiasso. Questo nuovo impianto che vi parla è Bruno Pizzol, per inaugurare appunto il nuovo stadio è stato organizzato questo quadrangolare. Le squadre sono tutte del campionato 1977-78, sono il Chiasso e la Grasshoppers. L'altra semifinale è la Juventus e i New York Cosmos di Pelé e compagni. Ecco intanto le due squadre. Tutto è pronto per questa sfida tra Chiasso e Grasshoppers, partiti. Ricordiamo, sono le due compagini del campionato 1977-78 che si sfidano in questo quadrangolare. L'altra semifinale verrà giocata dalla Juventus e dai New York Cosmos. Chiasso in avanti con Cappellini, ecco Renato Cappellini, ex Inter e Roma, prova a sfondare ma Raimondo Ponte ferma la trama offensiva del Chiasso e fa ripartire la formazione delle cavallette. Ostinelli, Cappellini, molto mobile l'attaccante italiano, Preisig, Martinelli scambia con Cappellini, si allarga Cappellini, attenzione, porta fuori la palla Bosco, dovrebbe esserci calcio d'angolo, difatti alla battuta Preisig, palla dentro Altafini, non ci arriva, pertanto ancora il Chiasso, palla dentro, c'è questo tiro di Preisig, c'è la parata sicura di Berbi. Sempre 0-0 tra queste due formazioni. Ricordiamo che in caso di parità si arriverà ai calci di rigore. Tanto c'è stata questa azione offensiva da parte del Grasshoppers. Gran, attenzione, limite dell'area, Gran, tiro, gol, si porta in vantaggio il Grasshoppers con questa azione di forza del centrocampista Gran. Pertanto Grasshoppers 1, Chiasso 0. Rivediamo l'azione, Gran punta l'area, quindi resiste al pressing di Preisig, quindi batte Prosperi, storico portiere del calcio ticinese. Rivediamo il gol anche da questa angolazione, nulla da fare per Prosperi, Chiasso sotto di un gol. Chiasso che aveva cominciato bene la gara e poi è venuto fuori alla distanza il Grasshoppers. Martinelli, Ostinelli, intanto si è alzato dalla panchina Gianni Cremonesi, dirigente ma anche team manager di questa formazione del Chiasso. Cremonesi che ha voluto a tutti i costi José Altafini e ha condotto la trattativa per portarlo a Chiasso. José Altafini, 37 anni, arriva dalla Juventus, un nome prestigioso nel calcio internazionale, e quindi il nome del Chiasso viene portato nel mondo grazie alla sua presenza. Attenzione, c'è questo cross in area, Boffi gli porta via palla, Santrac, fallo laterale, Preisig, Michelsen, troppo corto il passaggio, ne approfitta il marcatore Gran e c'è un calcio di punizione in favore del Chiasso. Alla battuta Preisig, palla al limite dell'area, salta di testa e la palla viene messa in fallo laterale. Alla battuta il Chiasso, Martinelli va sul fondo, vediamo se riuscirà a metterla dentro, la mette dentro per Altafini però viene anticipato, quindi palla al Grasshoppers che si porta in avanti con Elsener. Michelsen, Cappellini, prova a ripartire il Chiasso, Martinelli, Preisig, molto mobile oggi Preisig, pilastra del centrocampo chiassese. Bosco verso Santrac, ancora Santrac, Becker, palla dentro verso Elsener che prova a girarla in porta, niente di fatto, para sicuro Prosperi, rinvio su Ostinelli, da questa Cappellini, Martinelli, Altafini si è visto poco, Gran, Santrac, attenzione solo davanti a Prosperi, c'è la seconda rete però, l'arbitro di gioco
tirano un sospiro di sollievo i difensori del Chiasso. Intanto Capitan Binetti ha battuto il calcio piazzato, altra punizione per il Chiasso, siamo al trentesimo. Michaelsen sovrastato dalla difesa del Grasshopper, Presic guadagna un calcio di punizione, l'ennesimo, il Chiasso intanto viene richiamato, Bosco è ammonito. Ecco il suo intervento effettivamente pesante su Preisig, lo stesso Preisig va alla battuta, tiro di Preisig, prova a alzarla Salzberger ma la palla termina fuori. Cremonesi da bordo campo incita Altafini, quando c'era il gioco fermo ha anche parlato con José, ovviamente non ci è dato di sapere cosa si siano detti i due. Gianni Cremonesi da sempre vicino ai colori del Chiasso, attenzione Martinelli attaccato, esce Prosperi, fa sua la palla. Elsener, Bosco, si è visto poco anche Raimondo Ponte, punta di diamante di questo Grasshoppers. Stoudemann, cross. Intanto Elsener è stato pescato fuori gioco dalla terna arbitrale. Ostinelli alla battuta, 39esimo, 1-0 per il Grasshoppers. Preisig, Klauser, Gran, prova ad andare via fermato da Michelsen, mette in movimento Preisig anticipato, però quindi Raimondo Ponte, apertura verso Elsener, lo chiude bene Binetti. Ancora Binetti, Ostinelli, Sulmoni, Boffi, Martinelli, Preisig, un buon fraseggio il Chiasso, però non riesce a far male, attenzione, c'è il tiro, la palla che termina fuori di poco, ottimo lo spunto di Preisig. E non c'era neanche nessuno davanti lo specchio della porta, palla comunque che è terminata fuori di poco. Chiasso 0, Grasshoppers 1. Siamo in zona recupero. Staudemann finisce il primo tempo con il Grasshoppers in vantaggio per una rete a 0. Linea allo studio. E riprendiamo la linea da Chiasso per questo secondo tempo tra il Grasshoppers e il Chiasso, con le cavallette in vantaggio per una rete 0. Gran che avanza sul settore destro chiuso da Boffi, rischia con questo passaggio centrale Preisig, Michelsen, Bosco, nessun cambio tra le due formazioni. Becker, Klauser, Raimondo Ponte, da questi a Gross, Gran, Klauser, Salzberger, avanza Salzberger, lo chiude Staudemann, ancora pressa l'attaccante del Chiasso, quindi Gross, Bosco, Altafini è stato servito poco, va detto comunque che ha dovuto fare delle infiltrazioni per giocare il brasiliano, per un risentimento agli adduttori. Attenzione Santrac al limite, Santrac va al tiro, c'è la parata però non trattiene e il Grasshoppers raddoppia. Grasshoppers 2, Chiasso 0, Santrac, Santrac 2-0 per il Grasshoppers. C'è stata questa azione, vediamo, proprio di sfondamento, tiro ad incrociare, Prosperi sembrava arrivarci in un primo momento, infatti ha sfiorato la palla, però nulla da fare. Chiasso 0, Grasshoppers 2. Ecco, rivediamo da questa angolazione il tiro di Santrac. Ecco Prosperi che sfiora, riesce a sfiorare soltanto il pallone. Chiasso sotto di due gol, ripetiamo, con un Altafini non al massimo della condizione, infatti ha toccato pochissimi palloni, però Altafini fa parte di quella categoria che magari non fa niente per 90 minuti. Intanto c'è Michael Selvaltiro, grande parata di Berbic che non trattiene
e la partita si riapre con questa gol di Mekes, molto bello, tutto molto bello, fatto da solo, praticamente arrivato al limite, ha scoccato questo tiro, ecco, rivediamo. È una mezza papera di Berbic questa qui, che non ha trattenuto il pallone, è molto violento il tiro di Michelsen, pertanto Chiasso che accorcia le distanze, e adesso ci vorrebbe la zampata del vecchio Leone Altafini, è quello che tutti aspettano qui a Chiasso. E vediamo se accadrà qualcosa di importante adesso nel corso della gara, che ripetiamo si sul 2-1 si riapre. Bosco deve stare attento, che già è stato ammonito. Avanza Bosco, entra in area, va il tiro, palla che termina alta. Anche Raimondo Ponte ha fatto pochino, però anche per lui problemi muscolari, addirittura avrebbe dovuto saltare questa partita, poi l'amicizia che lo lega a Gianni Cremonesi gli ha dettato di scendere in campo, glielo aveva promesso, e difatti Ponte è in campo. Ecco Raimondo Ponte riceve palla, apertura verso Santrac, da questi a Bosco, Ostinelli, Altafini, subito superato da Bosco, attenzione Salzberger, solo davanti alla porta, avanza, fa il limite, c'è il tiro e gol, pareggio del Chiasso, e la partita si è riaperta 2-2, il Chiasso ha pareggiato. Salzgeber, strepitosa azione, c'era la palla ad Altafini, non è riuscito Altafini a controllare, quindi è arrivata su piedi. Ecco, rivediamo, e pertanto Chiasso che si è portato sul risultato di 2-2 pareggiato. Salzgeber, scusate ogni tanto sbaglio la pronuncia, chiedo scusa ai tifosi del Chiasso e allo stesso giocatore. Pertanto Chiasso 2, Grasshoppers 2. Bosco, Holhauser, Michelsen fermato, attenzione Elsen era al limite, tiro, gol, gol, 3-2 per i Grasshoppers, partita veramente molto divertente. Grasshoppers subito che si riporta in vantaggio con Elsener. Ecco Ponte che è andato ad abbracciare Capitan Ponte, il suo compagno di squadra. C'è stata una leggerezza da parte di Michelsen, quindi ne ha approfittato Elsener e ha portato in vantaggio il Grasshoppers. Era riuscito a recuperare il pallone e poi se l'è allungato troppo, e quindi ne ha approfittato Elsener che ha eluso Binetti, l'intervento di Binetti, quindi ha battuto a rete, e per la terza volta Prosperi ha dovuto raccogliere la palla, e vediamo se il Chiasso sarà in grado di rimontare anche questa volta. Preisig un po' sparito dalla partita sul Boni, Boffi ancora sul Boni, Preisig, appunto dicevamo che Preisig era sparito dalla partita. Gran, Salzgeber, Citerlet, viene atterrato Staudenmann, Becker, Preisig attaccato, riesce a avere la meglio Preisig, tocca verso José Altafini, attenzione Altafini, Altafini al limite verso Salzgeber, va al tiro, palla che termina alta. E attenzione, l'arbitro ammonisce Boffi, vediamo per quale intervento, vediamo se la regia, eccolo qui, è l'intervento che, di cui parlavamo poc'anzi, è stato sanzionato, l'arbitro ha fatto quindi terminare l'azione di gioco. Bosco, Ostinelli, prova il lancio per Salzgeber, quindi Elsener, attenzione, ne approfitta Elsener, entra in area, va al tiro, ancora una volta palla che termina fuori di poco, pericolosissimo questo attaccante, ogni qualvolta arriva dentro l'area del Chiasso riesce sempre a creare scompiglio. Prosperi alla battuta, Martinelli, Boffi,
Cremonese incita i suoi ad andare all'attacco. Parole di conforto anche verso Altafini, José Altafini che ha guardato la panchina. Michelsen, Preisig, prova a metterla centralmente proprio per José Altafini, tocca all'indietro verso Martinelli, Cappellini, anche Cappellini ha fatto pochino, Preisig, fermato Preisig, Holauser. Avanza Holauser sul settore destro, poi si porta fuori la palla, rimessa per il chiasso, riceve Boffi, Preisig, ancora Boffi, sbaglia il passaggio, ne approfitta Bosco, però rinviene su di lui Preisig, ottima l'azione del mediano del chiasso, rilancio verso Salzgeber, Ponte, Gran, fermato, Salzgeber, chiuso da Holauser, quindi ancora il giocatore del Grasshoppers, però a questo punto interviene Michaelsen, Preisig, prova per via centrale il chiasso ma non riesce a perforare la difesa del Grasshoppers, Binetti, fermato, Bosco, dentro per Raimondo, Ponte anticipato da Suboni, Martinelli, Ponte che è colui che detta i passaggi, attenzione Salzgeber, si accentra, viene fermato, attenzione Cappellini, Cappellini, limite dell'area, Cappellini prova a passare, viene fermato però dalla difesa delle cavallette, ancora Ostinelli, attenzione Ostinelli, va sul fondo, vediamo se ci sarà il cross, la mette dentro, colpo di testa, fuori di poco di Salzgeber. Ottimo il colpo di testa in tuffo e per poco non raggiungeva il pareggio. Manca ormai pochissimo al termine della gara, questa prima di Altafini con la maglia del chiasso. Altafini dentro per Michelsen, Salzgeber, potrebbe essere l'ultima azione per il chiasso, viene anticipato da Staudenmann, quindi porta fuori dalla propria metà campo la palla, è definita, chiasso 2, Grasshoppers 3. Quindi la finale se l'è guadagnata il Grasshoppers, da Bruno Pizzolo è tutto, linea allo studio. Simply raise your glass. I'm involved, 'cause he's resolved to hit.
got caught by a touch of class. So he fought till he got caught by a touch of, just a touch too much of, just a touch of class.